Alleluia. Osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgergli anche la sinistra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chiunque ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Ecco, con tanta speranza e anche con un po' di coraggio meditiamo questa parola che abbiamo ascoltato in tre passi successivi. Nel primo contempliamo Gesù come nuovo maestro che porta a compimento la legge antica. Poi vedremo il comando principale di questa novità e terzo il grande effetto che la pratica di questo comando produce in noi. La grande novità di Gesù. Questo brano che abbiamo sentito fa parte del discorso della montagna cosiddetto, che comincia in Matteo col capitolo 5 con queste parole: Gesù allora salì sul monte, si pose a sedere e disse: beati i poveri in spirito, beati tutto. E Matteo raduna una serie di insegnamenti con questa cornice. Perché presenta Gesù così? Non perché sia veramente salito su un monte, ma perché vuol richiamare la grande legislazione di Israele data da Mosè sul monte Sinai. È un modo di dire: adesso parla Mosè, il nuovo Mosè. Ecco, introduce in una cornice proprio tutti questi discorsi che verranno come la grande novità.
Difatti, soprattutto in questa sezione, che è l'ultima parte del discorso, noi assistiamo a un paragone serrato tra l'insegnamento di Mosè, diciamo della legge antica, e quello di Gesù. Avete sentito che fu detto da Mosè agli antichi, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, eccetera. Avete sentito che fu detto agli antichi, amerai il tuo fratello, dirai il tuo, ma io vi dico. Avete sentito che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma io vi dico. C'è tutta una serie di paragoni serrati costruiti da Matteo per far capire la grande novità del Vangelo di Gesù in rapporto alla legge antica. Ecco, Gesù porta una grandissima novità che prende la sostanza preparatoria della legge antica e la porta alla massima perfezione. Ecco, questa novità noi dobbiamo cercare di mantenerla e di capirla, perché c'è sempre in noi la tendenza a scivolare verso l'Antico Testamento, diciamo a tornare indietro. E ciò si vede in particolare in questo grande comandamento, il comandamento dell'amore dei nemici, è il punto più alto di tutti questi paragoni che Gesù fa, il punto più alto, quello più cristiano, più impegnativo, più difficile, più caratteristico dei suoi discepoli. Difatti, dopo di questo paragone, Matteo conclude il discorso, tutto il discorso, dicendo: siate dunque voi perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Quindi questi insegnamenti, specialmente l'ultimo, sono in ordine a vivere come Dio Padre ci chiede, a imitare l'amore di Dio Padre. Adesso guardiamo un po' più da vicino questo comandamento. Amate i nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Diciamolo una volta, almeno lo impariamo a memoria. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Questo è un comandamento grande. Avete sentito come Gesù lo introduce anche prima? Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo fratello e odia il tuo nemico. Già questo per il popolo di Israele era un progresso, perché significava che non bisognava limitare l'amore alla propria famiglia, al proprio clan, ma a tutti quelli del proprio popolo, i fratelli del proprio popolo. Quindi era già un passo avanti, come noi se dicessimo: non amare solo la tua famiglia, ama tutti gli italiani che Dio ti ha messo a fianco. Ecco, è già un progresso, già un progresso. Però osservate poi come il limite è rigido: odierai il tuo nemico. I nemici di Israele non erano quelli che gli facevano solo la guerra, ma erano tutti gli altri popoli. Tutti gli altri popoli. È vero che nel linguaggio ebraico tante volte si usano delle antitesi forti, che non vuol dire per forza odiare, ma vuol dire che non sei obbligato ad amarlo. Non devi fare, che so, per quegli altri popoli quello che devi fare per il tuo popolo. Come se noi nella famiglia dicessimo: sì, vabbè, tu sei mio fratello, mia sorella, io ho obblighi verso di te, ma mica ce li ho per tutto il mondo. Ecco, quindi c'era un limite ben marcato, e questo non riguardava solo i rapporti sociali, riguardava anche la fede religiosa, perché Israele riteneva che egli era il popolo di Dio, gli altri erano pagani, nel senso dispregiativi, proprio di gente quasi dimenticata da Dio. Ecco, questa è la legge antica, ma quando arriva Gesù le cose vanno alla massima perfezione, con una straordinaria e incredibile novità. Gesù viene a dire: adesso amare i nemici, pregare per quelli che ci perseguitano. E non solo Gesù dà questo grande comandamento, ma lo incarna lui per primo. Infatti la vita di Gesù si vede che è proprio proiettata verso tutti. Gesù non esclude nessuno dal suo amore, e in un certo senso, come anche faceva Paolo VI, mi dicono, aveva una preferenza per quelli che lo maltrattavano, fino ad arrivare sulla croce
che prega per i nemici prima di morire e dice: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Quindi Gesù vive questo comandamento, vive questo comandamento. E sapendo che lui è figlio di Dio, noi l'ammiriamo e diciamo: che maestro grande che abbiamo, fin qui ci si arriva. Ma il problema avviene quando lui dice: voi fate come faccio io. Quando lui dà a noi questo comandamento. Ora questo comandamento per noi è non solo difficile, ma è impossibile naturalmente da vivere, perché se noi umanamente non ci vendichiamo, oppure diciamo facciamo la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, cioè ci vendichiamo in una misura giusta senza eccedere la misura, già per noi sarebbe un bel traguardo. Ma qui Gesù dice che dobbiamo addirittura amare i nostri nemici, pregare per quelli che ci perseguitano. Ecco, come mai Gesù ci dà questo grande comandamento superiore alle nostre forze naturali? Cosa rispondereste voi a questa domanda? Non sa Gesù che noi siamo handicappati in questo e ci viene difficile? Perché ci dà questo grande comandamento allora? Perché sa la potenza dello Spirito Santo in noi. Gesù non sa solo la nostra debolezza, sa anche la potenza che può svilupparsi in noi per il dono dello Spirito Santo. Quindi lui sa che nel suo Santo Spirito noi possiamo arrivare a quel punto, amare anche i nemici. Vedete che fiducia che Gesù ha in noi, non tanto per le nostre forze naturali, perché lui sa quanto siamo deboli, lo sa più di noi, ma per quello che lo Spirito Santo nella nostra debolezza può operare, ci può alzare e fare diventare simili a sé, capaci di amare come ama lui. E questo è il Vangelo. Difatti, illustrando l'effetto di questa pratica dell'amore dei nemici, cosa dice Gesù? Non dice: così sarete bravi, così il mondo si spegnerà l'odio. No, dice una cosa più grande: sarete figli del Padre vostro che è nei cieli. Diciamo una volta: sarete figli del Padre vostro che è nei cieli. Significa che così si sviluppa in noi la parte più profonda e più bella del nostro cuore, essere figli di Dio Padre, capaci di amare come Lui e di vincere il male con il bene. Vincere il male con il bene. Quando noi siamo colpiti dall'odio, dall'incomprensione, a volte dalla derisione, eccetera, eccetera, rischiamo di morire spiritualmente. Fateci caso nella vostra esperienza: quando voi siete stati maltrattati e non avete reagito bene a quell'umiliazione, qualcosa muore dentro di te, diventi come handicappata che non riesci più ad amare. E ora, proprio in questa situazione umana così rischiosa e dolorosa, si inserisce il Vangelo, la potenza di Gesù, che ti rende capace di reagire al male con un amore più grande, con la forza di Dio. E quindi proprio quell'esperienza che poteva seppellirti diventa una via per sperimentare in te la potenza di Dio e il fatto che tu sei figlia di Dio, capace di vincere il male con il bene e l'odio con un amore più grande. Chiediamo al Signore di non perdere questa bella occasione per sperimentare proprio la potenza di questo amore di Lui in noi e anche, direi, questo bisogna prenderlo un po' tra virgolette, cercare nella tua vita la persona più difficile da amare,
per te e concentrare almeno in qualche momento la tua preghiera e il tuo amore per quella persona, per sperimentare la verità del Vangelo che abbiamo ascoltato. Così sia. Amen.